giornata in cui ci stringiamo accanto, intorno alle nostre forze armate, sono coloro che ogni giorno col sacrificio difendono i nostri confini, difendono i nostri territori. Quindi è doveroso nell'anniversario della vittoria nella Grande Guerra ricordare loro, ricordare il sacrificio di tanti che hanno speso la propria vita anche fino all'estremo sacrificio a difesa della patria. Ad intonare l'inno d'Italia in piazza San Jacopo al termine delle celebrazioni sono stati gli studenti della scuola Cesalpino. Nel frattempo i vigili del fuoco del comando di Arezzo si sono calati dall'alto della facciata di un palazzo srotolando un immenso tricolore.